Salve a tutti ragazzi, un saluto da Matt, bentornati sul mio canale, bentornati su Nerd is the Way con la nostra serie secondaria dedicata a The Banner Saga Trilogy. Ormai siamo vicinissimi alla meta del finale di The Banner Saga 2, stretti tra l'incudine e il martello. L'incudine, il re degli umani che si è asserragliato nella capitale, proibisce l'accesso a tutti i poveri fuggitivi. E il martello, i distruttori che ci stanno seguendo alle spalle insieme all'onda nera e al serpente gigante. La questione è complessa, di sicuro dobbiamo trovare una quadra e per farlo abbiamo fissato un meeting tent, un meeting point, dove il nostro governatore tendenzialmente sembra che si voglia mettere in mezzo per permettere a tutti gli umani di entrare nella capitale. Però, d'altro canto, come dicevo nello scorso episodio, sembra esserci una sorta di piano da parte sua, secondo me, non solo per accedere nella capitale, ma forse addirittura per deporre il re e diventare lui stesso re degli umani, deponendo anche il principe che abbiamo con noi. Quindi la situazione sembra abbastanza complessa. Non abbiamo ancora una certezza su questo, ma secondo me il suo piano è quello. Quindi facciamo partire il nostro timer e andiamo subito su Meeting Tent. Mentre ti stai dirigendo alla grande tenda, Audleif ti ferma. Sei certa di essere pronta per quello che potrebbe succedere là fuori? Il suo sguardo preoccupato è contagioso. Il re potrà anche essere un uomo rispettabile, ma dubito che abbia mantenuto il trono seguendo sempre le regole. Va bene. Proviamo a vedere un attimino se possiamo fare un po' di training. Di nuovo quello del riparatore, ragazzi. Sinceramente, non so se riesco a superarla, quindi non sono interessata. Forse un'altra volta, va bene. E andiamo col meeting tent. Vediamo che cosa ci offre. Le voci provenienti da sotto la tenda sono forti e animate. Meglio possibile. Ben fatto. Non sapevo che avrei rivisto mio figlio. Oh, ecco il re. Beh, tutti abbiamo fatto viaggi più facili. L'umore allegro del re perde vigore. Sta per dire qualcosa quando vede che ti stai avvicinando. Chi è costei? Salute, re Meinolf. Mi chiamo Let e sono di Skogr. Ludin fa un passo avanti. Padre, questa è la Mazzasundra di cui ti ho parlato. Re Meinolf ti fissa e sospira. Figlio mio, puoi presentare la tua bella campagnola più tardi. Figlio di buona donna! Tu e Ludin arrossite entrambi, ma controlli la tua furia mentre il re si rivolge ad Akon. Mi addolora sentire che avete perso così tanti valorosi guerrieri, Akon. Ma dimmi, dov'è Vognir, il Khendr di Yodurn? Vognir è morto per proteggere vostro figlio. Io ero il Khendr di Vognir. Con la morte di Yodurn de Einarthof sono io il re dei pochi Varl rimasti. Il re medita sulla notizia senza dire nulla. Le vostre mura sono l'ultima speranza per la mia gente. Non ha senso negarlo. Capisco. E naturalmente qui troverete rifugio. È il minimo che possa fare per avermi riportato mio figlio vivo. Starete stretti, ma sono certo che vi troveremo un posto. Re Meinolf è anche merito di Alette se il principe è tornato sano e salvo. Ha pochi uomini. Attento, re dei Varl. Questa è la capitale degli uomini e la mia generosità è già in procinto di esaurirsi. Akon ti guarda e si stringe nelle spalle. Dimmi, ragazza, perché guidi un'intera carovana di umani e centauri? Perché nessuno degli uomini si è fatto avanti? I clan si fidavano di mio padre e hanno imparato a fidarsi di me. Tutti loro? No, alcuni non hanno gradito, ma a certe persone non piaceva nemmeno mio padre. Re Meinolf ti guarda per un istante prima di ridacchiare. È un'importante lezione da apprendere. Prima ti rendi conto che non puoi accontentare tutti, prima puoi metterti a fare qualcosa di buono. Sfortunatamente, ciò non cambia quanta gente ad Aberrang può sostentare. Solo adesso vedi Rugga, Dagr e due dozzine di combattenti avvicinarsi. Le guardie del re sembrano preoccupate. Sinceramente io sarei più propenso ad appoggiare il re che Rugga. Rugga!
Einolf? Avrei dovuto ucciderti quando ne ho avuto la possibilità. Minchia, partiamo bene, ragazzi. Ci hai provato, ricordi? Sì, questi due sono di sicuro avversari e lui vuole diventare re. La mazza Sundra ti ha convinto ad aprire le porte alla tua gente? Tu non ne entrerai mai dalle mie porte. Speravo che fossi morto a Bosgard. Come puoi essere arrivato a parlare per tutti questi clan? Sai, la gente a cui hai voltato le spalle? Beh, sembra che avessero bisogno di un capo di cui potersi fidare. Ripeto, come fai tu a parlare per loro? Li hai presi per sciocchi, come la gente di quella città corrotta che governavi? L'unico sciocco qui è il re, soverchiato, che crede ancora di avere voce in capitolo su quello che sta per succedere. Non obbligarci a fare una breccia nelle mura, dovremmo solo ripararlo una volta all'interno. Indichi l'avvicinarsi dell'oscurità. Dubito che sarete a capo di qualcosa quando l'oscurità piomberà su di voi. Ci sono Valkyrie riparatori che la stanno studiando all'interno. Penseranno a qualcosa. E anche se fallissero, potrò vedere quel bastardo sopraffatto dall'oscurità, stando comodamente sulle mie mura. Questo è il vero cuore del Mainorf che conosco. Alet, guarda la tua gente là fuori, la nostra gente. Hanno bisogno di cibo e acqua pulita, non di quella avvelenata del fiume. Hanno bisogno di protezione. Non puoi permettere a questo re di tenerci lontani dalla sicurezza dopo tutta questa strada. Lei non è in obbligo verso di te. Troverò un posto per la gente del suo stendardo. Del tuo stendardo, Alet. Un posto dentro le mura insieme ai Varl. Un posto dove quell'uomo Foktut non potrà mai più entrare. Basta, voi due state litigando come bambini invece di comportarvi da capi. Anche tu, gigante, tu unisci a questo re dopo tutto quello che abbiamo fatto per tenere in vita la tua gente. Traditore! Akon ruggisce e contrae la sua presa sull'ascia. Tutte le parti sembrano infuriate tese, poi guardano verso di te. Allora, ragazzi, la questione è semplice. Allora, se noi ci uniamo con Rugga, principalmente rischiamo di perdere le fazioni di Akon e magari danneggiare la stessa città. D'altro canto, quello che a noi interessa è il nostro clan, che è principalmente il più resistente. Quindi io direi andiamo contro Rugga, perché non voglio sinceramente puntare al fatto che lui faccia una scalata al potere, ecco, mettiamola così. Sicuramente non mi attira questo aspetto. A questo punto direi andiamo per il gruppo del re. Il mio stendardo, la mia gente sono la mia unica preoccupazione. Bene, posso concedere a te e alla tua gente perfino ai centauri di entrare nelle mura, ma muovetevi rapidamente. Buono, buono. Credevo di averti insegnato bene, Alet. Non è così che si conduce il gioco. Non mi piace, ve lo dico ragazzi, non mi piace per niente quell'uomo. E sinceramente io preferisco avvicinarmi ad Akon e alla mia gente, cioè lo trovo sensato. Dopo tutto questo percorso voglio unirmi alla mia gente e fare in modo tale che loro siano sicuri. Rugga soffia tre volte in un corno da guerra. Guardi indietro e vedi, con tua sorpresa, un'imboscata alla tua carovana. Va che stronzo! Senza le difese costruite, le tue tende avvampano rapidamente. Umani e Varl finiscono bruciati. Oh Cristo! Oh! Oh Cristo! Figlio di puttana! Senza preavviso, Rugga prende il pugnale che funge da spilla del suo mantello e lo affonda verso Re Mainolf, che si sposta un po'. La lama lo colpisce al fianco. Prima che chiunque possa reagire, Rugga sguscia dietro i suoi combattenti che stanno caricando te, Akon e Re Mainolf. Tutte le mura, gridi! Proteggiamo il re e il Varl! Akon fa un cenno di ringraziamento appena prima che il clamore della guerra vi avvolga entrambi. Lo sapevo che non era assolutamente un'ottima persona. Lo sapevo. Ok, togliamo Odleif, mettiamo Akon qua. Spostiamo lui qua, e direi che siamo a posto, perfetto. Vediamo se possiamo livellare lei, volendo sì, ok, ottimo.
Non credo lui. Ah, invece sì, possiamo livellare di nuovo Gris. Grande. Andiamo a livellarlo. E continuiamo a buffarlo il più possibile. E diamogli un po' più di punti volontà che mi sembra sicuramente. Anzi, no, aspettate. Posso dargli dei punti qua? Sì, ok. Andiamogli la possibilità di rigenerare l'armatura per turno. Mi sembra sicuramente un'opzione migliore. Ok, ragazzi. Here we go. Andiamo. Vediamo di far fuori questo dannato stronzo. Imboscata, Meinolf, siete stato ferito? È solo una ferita superficiale, ma mi sento strano. Cazzo, è avvelenato! Che l'abisso si prenda Rugga, radunate le truppe. Vedrete che ha avvelenato avvelenato il re. Sto stronzo ha avvelenato il re. Allora, dov'è quel maledetto Rugga? Non lo abbiamo qua. Ok, allora abbiamo un paio di discreti tank e tutto nella media. Allora, lei indietro. Il primo tank è qua, cazzarola, però non lo posso mettere. Allora, il tank qua. Alet qui. Lui qua. Lei qua, mi piace, ok. Lui qui. Anzi no, lei la mettiamo qua. E direi che così ci siamo. Così lui si dirige subito su questi. Il tank si tanca questi tre. L'altro off tank, per così dire, si tanca lui. E anzi, lo facciamo così, guardate. Così, perfetto. Ottimo. E lui si tanca lui, perfetto. Bene, resistenza, partiamo già benissimo, mi piace. Rugga ha reclutato perfino dei palustri? In effetti è problematico come tipo. Va bene, allora vediamo se riusciamo. 10 punti. Bene. Ottimo. Ah, cazzo. Tira le. Ok, deviato. Proviamo a iniziare. Perché scusate, zero? Cazzarola, ragazzi, com'è possibile? Ok, proviamo a vedere un po'. Andiamo a far fuori lui. Due. Cavolo, ha deviato. Ok, allora. Andiamo ad attaccare questo. Andiamo ad abbassargli un po' l'armatura. Serve un aiuto da Akon e anche in fretta. Allora, tiri di copertura. Usiamo riparazione su di lui. Perfetto. Cavolo, ragazzi, ma gli sta facendo un sacco di male, eh? Un sacco. Allora, abilità che cos'ha lui? Porta dolore. Andiamo a danneggiare lui. Cazzo! Ragazzi, porca troia! Eh no, vabbè, dobbiamo subito correre in aiuto suo perché. Ok.
cazzarola. Oh, ragazzi, ma sono di una forza allucinante. Ok, ottimo. Spostiamoci qua, facciamo flagello sanguinoso. Ok, ottimo. Porca troia, stanno facendo muro di scudi tutti. Porca troia. Fermi tutti. Ago e filo si ferma per 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi si deve spostare di 1. 1, 2 e qua. Così. Poi ago e filo. Massima della potenza. Ottimo. Perfetto. Allora, andiamo a uccidere lui. Dai, cazzo! Porca troia! Usiamo tempesta di ascia. Ok, che almeno su questo siamo sicuri di fare danno. Molto bene. Minchia, 10 danni? Sei serio? What the fuck? Io rischio, uso un altro ago e filo. Anche se vado a colpire il centauro. Ottimo. Ok. Andiamo a sfoltire il gruppo, perfetto. Bam, 22 di critico, Akon! Dai, cazzo, brava, bravo, bravo. Mi piace un botto quando fai così. Ignorante, come Dio vuole. Ah, che palle. Lei però è bloccata adesso. Indietreggiamo, facciamo. Danno normale su di lui. E andiamo a togliergli un po' di armatura, perfetto. Cazzo. Ok, andiamo a eliminare questo. Village. E con questo
buono. Madonna mia, ragazzi, 38 di critico. Mamma mia, Akon è un mostro. Akon è un mostro. È un mostro. Bene, abbiamo livellato Ogun. Mogre, vabbè, è ferito in battaglia, poco male. Ma la situazione va benone. Perfetto. 12 punti fama. Ok. Non credo che ci saranno necessari e sufficienti per andare a livellare Akon, ma speriamo a breve di riuscire a averli. Remainolf ritrova l'equilibrio. E poi cade nuovamente verso le mura di Arberrang mentre le sue forze lo oltrepassano di corsa per gettarsi nella mischia. Sventoli lo stendardo di Skogre e il tuo clan ti circonda. Alle porte, gridi, sovrastando il clangore delle asce e dei martelli contro gli scudi. Nel tempo che la tua carovana ci metta ad oltrepassare la cinta muraria esterna di Arberrang, le porte sono praticamente compromesse. Le forze di Rugga sono alle tue calcagna e hanno gli orsi. Eliminateli o ci annienteranno, grida Remainolf, prima di sussultare e afferrarsi al fianco, dove Rugga l'ha pugnalato. Voglio arcieri dietro quelle barricate, anche se gli centauri non è male. Centauri, eliminate! Scuotendo la criniera, Skatchak si precipita avanti. Gli altri centauri lo seguono. Ok. Oh, ragazzi, abbiamo Canary! Grande! Abbiamo Canary. Interessante, vediamo un po' cos'è. Inchiodare. Inchioda al suolo e punta avvelenata. Va bene, è un livello 8, quindi sicuramente molto meglio di Dedryu. Quindi direi che possiamo anche togliere questo, togliere Dedryu e mettere Canary, che tra l'altro è molto molto carina, mi piace molto, molto molto carina, bella bella. Vediamo se lo possiamo promuovere, 17, no, purtroppo non è sufficiente. Aletta la possiamo promuovere, neanche, di pochissimo, peccato. Skatchak lo dobbiamo tenere, vero? Sì. Cazzo. Lui che abilità ha già? Travolgere. E a questo punto, bella domanda, ragazzi, bella domanda. A sto punto no, Canary non la teniamo, perché ci serve un altro tank, tutto sommato. Possiamo anche prender lui. Però essendo ferito dovrebbe... Essendo ferito dovrebbe avere 3 punti volontà in meno. Però in ogni caso noi lo prendiamo. E questo lo mettiamo qua, perfetto. Lui qua, lui qua, lui qua. Perfetto. Bene ragazzi, detto questo direi che... Pam, iniziamo la nostra battaglia, ma ci salutiamo qua e iniziamo il prossimo episodio direttamente con la battaglia per la difesa delle mura prima che il maledetto Rugga riesca a penetrare all'interno. Gli orsi sembrano belli grossi, ragazzi. Cazzarola, sembrano belli grossi, sì. È un 14-16, sono parecchio grossi. Ok, ragazzi, detto questo, ci vediamo il prossimo episodio. A presto!